Ma cos'è sto telefono? Mi tocca rifare tutto da capo! Dai, va là, dai, va. Bentornati nel canale delle Burneo, scusate per il naso, ve lo dico già, ho un po' di allergia. E la primavera si fa sentire. Allora, è mattina presto, qua ha fatto l'aggiornamento, ho visto come, cioè, più che altro come vi ho fatto vedere, ha scaricato tutto, versione 1.1, immagine nuova della stagione 2. Sono su PlayStation 4, versione 1.1.0. Vediamo se c'è, cioè, qua è manutenzione in corso perché va avanti fino al 2 di giugno, quindi niente qua. Non ci sarà niente online. Ci sono solo questi due. Ah, hanno aggiunto obiettivi, effettivamente avevo già visto dei video su YouTube che parlavano degli obiettivi. Se volete sapere cosa sono gli obiettivi, ho visto, basta andare su aiuto, info generale, qua c'è obiettivo, ve lo potete leggere. Comunque sì, ci sono sia le ricompense per quello che si fa all'interno del gioco, tipo hai ingaggiato 10 giocatori, hai svincolato 10, quelli là che c'erano anche prima, che mancavano. E in più ci saranno le competizioni se andate proprio su quella modalità di gioco con il Dream Team. Però io volevo vedere se avevano già messo a posto il gioco, nel senso il gameplay. Su Dream Team non credo si possa fare niente. Infatti, vabbè, ci sono solo le partite queste qua di prova. Non hanno messo le squadre nuove, secondo me le metteranno il 2, finito l'aggiornamento. Se le metteranno, vabbè, io mi prendo la Juve, facciamo Juve Barcellona, dai. Qua è restato tutto uguale, però il menu mi sembra, cioè, a parte che sto giocando questa cosa che è semi-offline, animazioni mi sembrano più fluide, però questo era già più fluido. Va bene, entrata dei giocatori nello stadio. Magliette lascio così. Anzi, no, mi metto questa. E allora metto questa. Ok. Vediamo se è stato velocizzato il gioco. Boh. Al momento mi sembra che i tempi siano più o meno uguali. Signore e signori, vi invitiamo a guardare il maxi schermo per alcune indicazioni da parte delle forze dell'ordine. Vabbè, io ho qua, condizione sono tutti su. Formazione un po' bizzarra, play un 4-2-3-1. Quadrado, Dybala, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, vabbè, De Ligt, Bonucci, De Sciglio qua e Pellegrini là. Ah, io mi metto il Giorgione nazionale qua e lo sposto con De Ligt. Alexandro lo mettiamo qua. Dopo Quadrado lo spostiamo là. E qua ci mettiamo Chiesa. Che non c'è. C'è ancora Kulusevski comunque. Fa strano. Boh. Dove sei, scusa, Chiesa? Qua. Chiesa, McKinney. Miretti, cosa che fa Miretti? Ramsey, Arthur, De Sciglio. De Winter, boh. Danilo, scusa.
Ma che bentaculo. Vabbè, lascio questi qua. E altrimenti no, chiesa qua, sì, giusto, molata là, vabbè, lascio così. Vabbè, andiamo alla partita, vediamo com'è sto gameplay, se effettivamente l'hanno sistemato un po' o no. Pesava tanto, qua il silenzio, visto che è su tutte le console, pensavo fosse solo un problema della 4, invece no, ho visto che anche sulla 5, quando sono negli spogliatoi non c'è l'audio, boh. Ah, potete mettere 10 minuti se volete. E c'è principiante, mi pare, campione. No, principiante medio e superstar dovrebbe essere le difficoltà. Vabbè, dai, le entrate non sono malvagie. Sì, vabbè, i tifosi dietro, insomma, mica tanto. Cioè, si intravedono le persone, però non è ancora, cioè, è molto a livello così, insomma, di sfondo. Poi qua ci sono le varie immagini di giocatori, come la prima. Vabbè. E sostituzione, vabbè. Vabbè, Barcellona mettono il portiere, poi i tre difensori, i tre centrocampisti, sì. Ah no, non so che cazzo hanno fatto qua. Portiere, difensore, centrocampisti, attaccanti, vabbè. Ah, e poi ti fanno vedere lo schieramento anche. Questo non l'avevo mai guardato, è la prima volta che lo guardo. Cioè gioca con 3-3-3 Barcellona, boh. Allora, fammi vedere perché io avevo messo grand'angolo. Allora, impostazioni, telecamera. Avevo messo grand'angolo e l'avevo personalizzata a zero, vabbè, lascio questa. E audio, ho lasciato quello personalizzato. Velocità di gioco è a zero. Vabbè, la schermata della partita. Poi proviamo a giocare così, vediamo com'è. Vediamo se la palla è più veloce o no. Ma intanto che fanno questo tocco ogni volta che ricevono il pallone. Ah, perché? Praticamente se voi siete in movimento e toccate il pallone. Le skill erano migliorate. O almeno l'ho fatta con Chiesa ed era molto più fluida. Dove cazzo è andato? Vediamo com'è Dybala. Bello questo Dybala, bravo. Mamma mia, Fiore, però di difesa ancora boh. Ma secondo me non c'è ancora il miglioramento. Boh, non riesco a capire. Per me il miglioramento partirà dal 2, perché poi io qua non vedo grandi miglioramenti, ma pare uguale. Non vedo grandi differenze. A parte questo che fa, vedete, cadono ancora un po' storti, boh. Questo mi fa perdere tempo.
Sì, ho messo solo 5 minuti perché 10 anche no, già, però non vedo grandi cambiamenti. I giocatori con la palla sono sempre più lenti dei giocatori senza. Guarda Quadrado, 8 ore per far cross. Ah, ma cosa? No. Mamma mia, che partiassa. Che non mi lasciano neanche fare un cazzo, è quello il bello. Cioè, fanno possesso palla. Allora, in fase di difesa premi X per far sì che il giocatore segua l'avversario con dei passetti. Questa mossa è fondamentale in fase difensiva, dal momento che il giocatore avrà la possibilità di bloccare tiri e passaggi. Sì, vabbè, lo sto già facendo quei passetti, ma non funziona un cazzo. Allora, per tagliare il pallone divento scemo. Certo che i passaggi. Lo facciamo salire Alessandro, va. Buono. Vai col dai, vai. Bravissimo. Allora Morato in mezzo. Dagliela qua. E prova il tiro a giro. Vabbè, sembra più o meno uguale comunque. Non lo so, al momento non vedo grandi differenze. Facciamo lo schema, quello che provo sempre, quello del sensational shot, vediamo se riesco a farlo. Sì. Non ci credo. Non ci credo. Lui addirittura. Bello il colpo di testa di De Ligt. Ah, però vedo che facendo gli skill le fanno anche. Questa salta finta è anche un po' meglio. Avevo visto che hanno detto che la solita protezione della palla sono tutti ancora storpiati un po'. Guardalo là. Ma cosa sei a mangiare? Tanto ci mettiamo più offensivi, sennò poi facciamo notte. La rovesciata di Morata. Non va. Sì, li ho fatti salire perché sennò poi facciamo notte con questi qua che fanno possesso palla. Niente. Ah, perché non mi ha dato quello, scusa, cara libera? Boh. Dai, vai. Minchia. Ma dai, ma che storpio, chi era Dybala, ma perché tira di destro? Perché l'avrà stoppata male. Cioè, tiro a giro a zero. Tiro di nuovo zero. Tiro di destro, Attenzione alla sostituzione. boh. Si è sostituzione all'80. Però vedete, già adesso è più credibile che mettono. Guarda, stato sempre a L'accanimento vuoto. indica 2 minuti di recupero. Bravissimi. Bravissimi, no, proprio no. Mamma mia, che partiassa. Cioè,
Cioè, 10-3, 1-0. Vabbè. Ho fatto 0-0. Lasciamo stare. Io non vedo grandi cambiamenti comunque. Guardate, ne facciamo un altro, tanto sono 5 minuti. Con le stesse squadre andiamo alla partita direttamente, però. Non vedo questi cambiamenti. Cioè, o hanno fatto l'aggiornamento, ma i cambiamenti verranno. Premendo in fondo alle 2 dopo un passaggio, potenza diventerà blu ed effettuare questo tiro sensazionale. Io non vedo sti grandi. Sti gran cambiamenti. Ah sì, le skill effettivamente le fanno un po' meglio. Guarda cosa ha parato quello là. Quadrado dovrebbe essere bravo a fare le skill. Sì, ma dove l'ha fatta la skill, scusa? Ma dai. Oh, Paolino glielo fracca tutto. E gli fa la maschera. Boh, sì. Mi sembra che la dinamica sia un po' diversa, però non vedo sti gran cambiamenti giganti, eh. Cioè, questo che voglio dire. Cioè, la dinamica sarà anche un po' diversa, ma. Guarda, cosa ha fatto quello? Ma dai, si è stoppato il pallone correndo male. Sì, va bene, questo non si ferma più. Dagli delete, dagli a tutta forza, va. Bravo, Chiesa, che veloce che Chiesa. Dagli la lunga per Muratone. Che gli fa un buco, niente. Niente, Bernardeschi. Prova la giocata, Bernardeschi. Sì, questi hanno rotto i coglioni però questa roba, dai, che sparo. Togli di via sta palla prima che mi faccia nervoso, dai. No, perché De Ligt si è fermato? Bravissimo, chiedo. Ma perché io ho messo la freccia su? Mi spiego. Ah, perché ero in difesa, forse. Sì, ma cominciano veramente a scassarmi i coglioni questi. Pensa a te. Vabbè, 1-0. Non lo so. Boh, fatemi sapere nei commenti se avete la PlayStation 4. E se giocando avete trovato un po' più diverso. Ma voglio provare anche a fare una cosa adesso, dato che siamo qua. Impostazioni. Voglio aumentare la velocità di gioco a più 1. Per vedere com'è col più 1. Perché. Lo facciamo, mi sto prendendo a sonno. Ecco, intanto questa cosa qui non l'hanno cambiata. Cioè, il filtrante fio, lo metti sempre per l'attaccante che è più davanti alla porta. Cioè, è inutile, bisogna premere la X. Guarda, questo è andato vuoto. Bravissimo. Torna indietro di qua, dai.
Bravo, dagli la lunga. Dagliela qua. Bernarda la mette qua. L'affluenza di quest'oggi è di Questa la 44.000 mettiamo là. spettatori, Questa è il facciamo record. l'1-2 così. Così. No. Finta e tiro adesso. Parata. La mettiamo. Perché fuori gioco, scusa. Oh, sul tiro di Dybala era in fuori gioco. Vabbè. Sì, ma io li ho messi in attacco. Perché cazzo non ci sono? Questa cosa non l'ho ancora capita di sto gioco, eh. Cioè, se vuoi anche ammazzarmeli. Ah, gli ho fatto il cannolo. Bello questo, è proprio entusiasmante. Molto bravi. Ah, peccato. Niente, se premette il pressing sbarro lì è sempre fallo, quindi questo non si cambia neanche a sta roba qua, cioè. Dai, che cazzo ha fatto qua Morata? Che gol di merda, eppure l'ha fatto. Ci sarà un minuto di recupero. Sì, le skill sono un po' meglio, ma non vedo questa grossa differenza, ecco. Boh. Non so. Vabbè, basta, termina la partita. Ragazzi, è tutto. Ditemi voi se da PlayStation 4 avete visto differenze. Ma io, boh. Non vorrei, cioè, secondo me, boh, non lo so, però non vorrei dire un'assurdità. Che forse l'aggiornamento è stato fatto, ok? C'è la versione 1.1.0, però diciamo che tutte le migliorie vengono implementate con il rilascio del 2 giugno. Boh. Potrebbe anche essere che, cioè, noi abbiamo vabbè, ma non c'è. Ma per le teorie sì, perché tu scarichi il database dell'aggiornamento. Però dato che comunque vai a giocare, cioè, siccome comunque tu vai a giocare online, cioè ho capito che io sto facendo questa cosa qui contro l'intelligenza artificiale, ma comunque vado online, boh, non riesco a capire. Per giocarla, o forse no, no, alla fine sono i dati che sono all'interno della console che, boh, ragazzi, non so, io non ho visto queste grandi differenze. Boh, ho visto un po' più di fluidità nei movimenti e basta, ma certe cose le fanno ancora male, tipo la protezione della palla, o anche certe cose proprio di intuito, cioè boh, tipo quello lì che boh, si storce, ma boh, che fa un movimento strano, cioè lo stesso. Boh. Vabbè, ragazzi, questo era un breve video. L'ho fatto giusto per informarvi che la cosa c'è, però boh. Ditemi la vostra a questo punto, se avete la PlayStation 4, avete provato a fare una partita autentica e che diversità avete notato nel gameplay, ok? Un salutone. Vi consiglio di guardare nella sezione canali tutti quei canali che vi suggerisco e saluto a tutti gli amici con cui mi sento tutti i giorni o quasi riguardo ai videogames. Ciao ciao.